Ok, siamo in diretta. Ok. Qualcuno? Beh, intanto ti dirò che per questa serata ho scelto un Barbera, solo che non è un Barbera piemontese. Sono andata nell'Oltrepò Pavese perché ho detto che, siccome la tua scrittura mi sembra un po' uno scherzo, ci sembra sempre che il tuo sguardo narrativo sia da una parte e poi si sposta da quella parte, si spegne sul punto in cui si trova. E allora ho deciso di scegliere questo Barbera. Uno si aspetta che sia stato fatto in Piemonte, e invece no, siamo andati nel Pavese. Ed è un libro, insomma, veramente invecchiato. Tra l'altro, la tua raccolta l'abbiamo messa tra i libri in barrique, anche se è uscita nel 2020, perché in realtà è un insieme di tre trilogie pubblicate già prima, tra il 2009 e il 2016, giusto? Esatto, sì, raccoglimi i primi tre libri pubblicati, tecniche di basso livello senza paragone quando arrivarono gli alieni letterari. Esatto. I miei primi tentativi, diciamo. I tuoi primi tentativi, altro che tentativo. Ti dirò, per tutta la raccolta ho avuto come l'impressione, come ti dicevo prima, che il mio sguardo, che era il tuo sguardo di narratore, mi facesse in qualche maniera degli scherzi, come se si trattasse del punctum di cui parla Roland Barthes quando parla di fotografia. Parla di questo punto all'interno di una fotografia che ci distrae dal referente della fotografia stessa in qualche maniera e ci pizzica in qualche modo. Mi sembra che il tuo sguardo narrativo e poetico, perché un po' entrambe le cose, si distragga da questo punto all'interno dello sguardo che hai sul mondo, venga pizzicato da questo punto e una volta che lo individui solo per lasciare che si sfochi e che sparisca, perché non lo vuoi, non, o non riesci a coglierlo appieno. Volevo sapere se questo tipo di scrittura è una scrittura che dice il fallimento nel cogliere la cosa da dire, oppure che dice lo sfuggire dello sguardo dalla cosa stessa, una distrazione, ecco. Vabbè, sicuramente la dimensione del fallimento è una dimensione essenziale per quel che riguarda la mia idea di scrittura. Il tentativo è quello di esaurire il mondo senza mai poterlo fare in buona sostanza. Quindi la scrittura che ho in testa io, la scrittura che mi abita, è una scrittura a perdere, sicuramente. E la cosa che sottolinei tu, sì, è vera, cioè il meccanismo è quello dello straniamento, cercare, come dire, di affinare una forma di ironia che sia non comica, ma nello stesso tempo generi un effetto di straniamento. No, nominare semplicemente la cosa non è sufficiente. Quello che dovrebbe essere, come dire, il motore è fare in modo che sia evocata la cosa. Usiamo questi termini, come dire, non i miei preferiti, però usiamoli. Quindi, Scegliamo anche un altro diciamo, una termine, se specie vuoi. di insight che deve essere generato nella percezione di chi legge, insomma. Tu appunto non dici mai la cosa, ma possiamo chiamarla anche in un'altra maniera, se preferisci, e la accarezzi in qualche maniera. A volte la paragoni anche ad altre cose, perché usi spesso, soprattutto nella raccolta senza paragone, parole come analogo a, diverso da, come, simile a, pari a, è come se tu cercassi in qualche maniera di corteggiarla senza volere in realtà coglierla totalmente. Un po' come accade secondo me nello sguardo musicale in genere. La musica fa questa cosa, cerca di far intuire la cosa girandole intorno. E mi sembra che la tua, pur essendo una voce prosaica, sia in realtà,
quasi disturbata da le caratteristiche, da caratteristiche pienamente poetiche al suo interno. La poesia, il ritmo musicale che usi. Il ritmo musicale di solito dovrebbe in qualche maniera cullare, rilassare, dare questo effetto piacevole. Invece quello che fa all'interno della tua narrazione a me sembra che sia più un effetto contrario. È come se il tentativo di narrare la realtà venisse in qualche maniera interrotto da un senso di ritmo, da un senso di, da un senso poetico. Può essere? Allora, sì, no, beh, è un dato di fatto che ho, che lavoro da parecchio su, sui margini della prosa, quindi anche con delle, diciamo, se vuoi, delle possibili, dei possibili fraintendimenti in termini di poesia della prosa che faccio. Ed è quindi un'ambiguità che ho sempre cercato e su cui mi sono orientato. È vero che, credo fosse una citazione di Aldo Busi, che diceva che la letteratura è ritmo. Io questo ci credo, nel senso la costruzione della frase ha una sua, come dire, ci credo, cioè è così, non è un atto di fede, tutta la letteratura è costruita sul ritmo e sul verso, mettiamola così. Anche la prosa ha la sua necessità di ritmica della frase. Questo può essere una debolezza, nel senso, dato che, come dire, a volte mi capita di dover rinunciare a qualche frase fin troppo uscita bene, cosa che a me non va, tant'è che, per esempio, tu citavi prima Senza Paragone, una delle operazioni che ho cercato di fare era di lavorare sull'interruzione sintattica proprio per evitare che quella ritmica che purtroppo, per fortuna, mi viene spontanea, fosse troppo, come dire, marcata. Come anche giusta la cosa che dicevi sul paragone, appunto sempre Senza Paragone è un testo che ho scritto per diversi motivi, come al solito. Non lo scrivo una cosa solo per un motivo, sicuramente non solo per un motivo retorico, però una delle questioni che volevo un po' mettere alla prova, anche per su cui mettermi alla prova, era che mi ero accorto che in buona sostanza la mia figura retorica principale era quella del paragone, della metafora. Quindi io lavoravo sempre innestando immagini su immagini, in modo che la relazione fra le due o più immagini generassero quella percezione, quell'insight che dicevamo prima. E quindi Senza Paragone era anche un po' farmi il verso da solo, cioè costruire una serie di testi essenzialmente tutti basati sul mero paragone, poi un paragone a cui manca il primo termine, perché sono tutti appunto dei paragoni con la seconda parte, cioè X come X diverso da eccetera eccetera. E, però è anche vero che tutta la letteratura che mi piace di più e quindi le esperienze più piene che mi dà la letteratura è in genere quando ci sono i paragoni. Sto pensando ai paragoni danteschi, a quelli omerici, cioè queste costruzioni che riescono a resistere, non so come dire, riescono a fare il salto temporale. Un testo, cito Dante, quindi 700 anni fa, un po' più di 700 anni fa, alcuni passaggi hanno come dire, riescono a fare questo salto temporale grazie all'utilizzo del paragone, alla capacità di utilizzare i paragoni. E poi il paragone è comunque una forma di ordinamento delle cose. In effetti una delle spinte della mia scrittura è quella non tanto di ordinare il mondo, che non è più stagione, tra l'altro non ne sarei affatto in grado, ma però di creare degli ordini in qualche modo arbitrari, in qualche modo anche incompleti, però che siano il segno, diciamo, usato spesso l'espressione di un abbassamento locale dell'entropia, dato che il mondo è caotico e vive nello spreco, e viva Dio per questo, però per l'essere umano questa è una condizione abbastanza logorante, perché noi tendiamo a volere le cose con una forma e una loro pacificazione, cosa che, puoi dire, per cui viviamo uno scorno quotidiano, perché non si dà mai questa cosa ed è giusto che soffriamo per questo, però
è anche giusto che ci ribelliamo e cerchiamo di dare ordine al mondo. A proposito di dare ordine, il libro è suddiviso in capitoletti che sono segnati da numeri. Numeri sì. Che in realtà uno vorrebbe tentare di mettere in ordine perché vorrebbe capire il significato, ma non sono in sequenza. No. Visto che il tuo tentativo è quello di dare ordine alle cose del mondo, cosa significano questi numeri? Il numero è sempre un ordinamento e tanto più arbitrario più calzante per l'idea che ho io di te. E, diciamo che è la punta di cattiveria che mi concedo, essendo persona buona. Allora l'idea è questa, appunto, far comparire dei numeri implica che i numeri sono ordinati, sono l'essenza dell'ordine, insomma. Quindi si introduce la dimensione dell'ordine, però subito viene smentita perché sono numeri casuali e non sono ricomponibili, non è che semplicemente ho preso una sequenza e l'ho disordinata, non c'è una sequenza da rimontare, però allo stesso tempo vedendo dei numeri l'impeto è quello, l'impulso è quello di provare a ricostruire e mi sembra che questo processo sia successo peraltro frustrato, appunto, mi sembra che sia la perfetta metafora, appunto, o se vuoi un termine di paragone per la condizione nostra. Ma la condizione nostra è in qualche modo, visto che uno cerca di capire anche attraverso i numeri, quale numero c'era prima, quale c'è dopo, perché questo adesso, perché quello dopo, è una scrittura, anche nella scrittura, tutt'altro che consolatoria. Quindi non essendo in nessuna maniera descrittiva, in nessuna maniera consolatoria, non è una letteratura identificativa. Ha a che fare anche con questo? No, questa cosa dell'identificativo è interessante. Allora, sicuramente non è una letteratura consolatoria, perché non credo che ce lo meritiamo, francamente. È giusto che la letteratura ci faccia un po' penare. Però a parte le battute, è secondo me un atto di onestà, cioè il mondo vive in una condizione che è ordinata a posteriori, mettiamola così. È ordinata dai ricordi, ordinata dai sentimenti, ordinata dalla volontà di dare un ordine alle cose. Però qui entriamo in ambiti su cui non ho competenze o frasi fatte da sparare. Sicuramente è uno dei meccanismi, appunto, riprendo la questione dell'identificativo, per attuare quella messa in scorcio, quel meccanismo ironico, ma non comico, appunto, che cerco di tenere sempre attivo. Mi piace pensare, poi non so se è così davvero che funzioni, che la questione dell'identificazione avvenga nei termini, come dire, del reperto. Cioè mi piace pensare i miei testi, qui avrebbe un lungo discorso da fare su come sono stati concepiti, come è stato concepito l'idea di questi testi. Mi piace pensare a questi testi come oggetti che potresti trovare in un punto o in un altro della tua vita, della tua vicenda, e in qualche modo trovare una, come dire, una connessione tra te e questi testi. L'idea è che l'idea che ho di letteratura contempla anche il fatto che il testo sia qualcosa che tu trovi e in qualche modo trovi come reperto di una civiltà precedente, mettiamolo così, di un mondo precedente o parallelo, o comunque non quello che stai vivendo. E appunto mi piace pensare che la relazione col testo generi, come dire, una distanza, allo stesso tempo una specie di meccanismo di intimità. Ma infatti, se posso fare una considerazione su quello che dici, ho sempre avuto la sensazione che questo genere di poetica, di narrativa, non avesse nessuna funzione di in realtà di ritrovarsi all'interno del testo, ma avesse in realtà una funzione di lancio. Prende lo sguardo, lo mette di fronte ad una visione e poi gli dice: sai cosa, spostati anche. Quindi è una funzione in qualche maniera di spostamento. Sì, vabbè, sicuramente provo a metterla così,
io credo di scrivere narrativa, anche se mi rendo conto che l'oggetto, c'è la questione oggetto di dibattito, però non sì, perché poi tu sei all'interno di raccolte poetiche, sei all'interno di raccolte di narrazione. Questo è un mio bieco, è una mia bieca strategia di marketing, in modo che esatto, vai un po' come il prezzemolo, vai bene esatto. Ovunque. Esatto, e verrò a noia prima o poi. Appunto, credo in una scrittura narrativa, ma non credo nella trama, mettiamola così. Non credo, cioè, uso questi termini roboanti, ma per dire che, al di là del fatto che non saprei mettere giù una trama dignitosa, ma non ne sento neanche il bisogno, perché le trame secondo me si generano automaticamente. Nel momento in cui tu accosti due paragrafi o... è come il fumetto come funziona? Tu hai una serie di quadrati o altri fumetti disegnati uno di fianco all'altro in cui non c'è uno svolgimento, però la giusta posizione ti genera la vicenda, ti genera l'azione. Questo credo che sia un motore spontaneo su cui io lavoro. Non ho bisogno di scrivere una trama quando so che il lettore in qualche modo la trama la genera, volente o nolente. Quindi di per sé quindi quella cosa che dici tu, sì, nel senso questo meccanismo porta anche a far diventare il testo una rampa di lancio in qualche modo, cioè fare in modo che dal punto interno al testo si arrivi col sovrappensiero o con la reverie, insomma, ad arrivare da un'altra parte. C'è una domanda. Il titolo della trilogia, Low, è un omaggio a Bowie. Se è così, puoi spiegarci il riferimento. Hai pensato ad un progetto musicale basato sui suoi testi? Sui tuoi testi? Assolutamente un omaggio a Bowie. Cioè assolutamente un omaggio a Bowie. Per almeno due motivi. Uno, vabbè, perché è una trilogia e essendo fanatico di David Bowie, il riferimento ovviamente alla trilogia berlinese. Essendo la trilogia di cui fa parte Low, mettiamola così. Okay. Quindi, trilogia è il mio, Low è un disco di una trilogia, la cosiddetta trilogia berlinese, e peraltro Low, oltre ad essere uno dei miei dischi preferiti, riesce a interpretare compiutamente, diciamo, il mood di quei testi, che è un umore, un sentimento parecchio low, cioè non è certamente high. No, sul progetto musicale basato sui miei testi, in realtà no. Avevo cercato di convincere qualcuno a fare dei pezzi synth pop con le mie tracce, cioè con i testi che scrivevo sui blog un milione di anni fa. Non sono mai riuscito in questo intento, evidentemente il mio carisma è limitatissimo. E è interessante. Sai che proverò con il mio carisma per trovare qualcosa? Perché fammi sapere. Parlavamo sempre con Tommaso Guardi, che ha fatto la domanda prima. Dicevamo che i tuoi testi sembrano molto adatti ad una roba tipo gli Offlaga Disco Pax, i Massimo Volume, una sottotraccia simile, perché si presterebbero benissimo. Sì, guarda, accetto gli Offlaga, Massimo Volume un po' meno, devo dire la verità. Scusa, non è niente. A parte che quando è uscito il primo disco degli Offlaga mi era piaciuto molto, anzi se non mi ricordo male è uscito nel 2008, tipo 2007, una roba del genere. Comunque, io purtroppo con i numeri, le date. Parliamo date a caso, che tanto non è che stiamo scrivendo la storia della letteratura. Diciamo che è uscito nel 2008. In quel periodo stavo scrivendo appunto testi tipo tecniche, eccetera. Lo sentivo molto affine al lavoro che stavo facendo. È vero che lì, in verità, la dimensione narrativa è compiuta, almeno per quel che mi ricordo dei testi degli Offlaga. La dimensione narrativa c'è tutta, minimalista quanto vuoi, però c'è, oddio, ripeto, se qualcuno vedi 2005 per Baco, addirittura 2005, quindi contemporaneo alla mia scrittura su Splinter, quindi direi che caspita, 15 anni fa. Sì, no. A te sembrano tanti, perché nei pochi di più a me non sembrano così tanti.
A me sembrano tanti perché sono più o meno gli anni da quando sono in Italia, quindi sono una vita. Un'altra domanda relativa agli oggetti, perché prima parlavi degli oggetti. Sì. Le cose, gli oggetti, i ricordi, i sentimenti, sembra sempre che gli oggetti in qualche maniera delimitino, creino dei limiti per i ricordi e i sentimenti stessi. È così? Sì, beh, sì. No, vabbè, in qualche modo, sotto certi punti di vista, un approccio animistico alle cose, nel senso che per me gli oggetti portano le tracce, della vita. E, sì, una cosa essenzialmente nevrotica, però il nominare delle cose è anche nominare le vicende che queste cose hanno attraversato. E dopo, soprattutto nell'ultima parte cioè, negli ultimi anni, nella scrittura che ho fatto negli ultimi anni, mi sono accorto di come il sentimento, proprio la dimensione del sentimentale, mi permettesse di far emergere questa cosa, perché io ho sempre cercato di lavorare sul cosiddetto infraordinario, cioè su quelle dimensioni del quotidiano che sono pochissimo animismo, ok, sono pochissimo percepite, se no addirittura obliterate, che però fanno le nostre giornate, in cui quindi affondano le radici, il senso delle nostre cose, quindi anche della nostra vita. E questo infraordinario è fatto da livelli ideologici, da livelli tecnologici, da livelli psicologici, una marea di questioni. Però mi sono accorto che riuscivo a mapparlo solo come se fosse una cosa in due dimensioni, grazie alla dimensione del sentimentale, che è una cosa che ho scoperto in buona sostanza lavorando su Storia del pavimento, che è il quarto libro, quello che viene dopo i tre raccolti in Law. E, appunto, mi sono accorto di come riuscissi a dare la profondità di questo infraordinario, che era così, uno spazio anche in cui gli oggetti si caricavano di questi sentimenti, di questa capacità generativa di sentimenti, forse l'espressione più corretta. Nell'ultima raccolta, quando arrivano gli alieni, non si capisce bene, questi alieni, siamo noi che li abbiamo creati in qualche maniera. Sembra quasi che questi alieni siano anche il frutto del caos che poi c'è in tutto il resto della trilogia. Questa incapacità identificativa, incapacità di ordinare, incapacità di anche narrare la propria esistenza, la propria vita, incapacità non meritata, come a quanto dici tu. No, incapacità meritata, secondo me. Sì, no, sì. L'incapacità è meritatissima. È proprio quello che ci meritiamo. Sì, mi è arrivata una domanda lunghissima. Non ti sembra fortunatamente che la tua idea di letteratura sia antiletteraria, una letteratura che vorrebbe spazzare via una tradizione ormai insufficiente e che ha peraltro limitato la diffusione di poetiche originali che hanno tentato di costruire la realtà? E quanto conta all'interno di questa dimensione il gesto politico, sottinteso evidentemente, a quell'operazione anche linguistica? Alessandro Corradino. Beh, allora, vi ho dato una risposta molto sfumata, nel senso che riprendo una citazione più o meno quasi letteraria da Ponge, cioè che non si può uscire da alberi con i mezzi di alberi. Quindi non esiste una letteratura realmente antiletteraria, perché evidentemente stai procedendo nello spazio della letteratura. Poi la letteratura si scava il suo letto, e quindi non puoi sapere che cosa sarà letteratura fra 5, 10, 50, 200 anni. Quindi, diciamo che la mia idea di letteratura è una letteratura che in qualche modo deve mettere in gioco il lettore, deve mettere in gioco anche lo scrittore. Quindi, se per letterare si intende una letteratura pacificata, in qualche modo, voglio chiedere, non è un giudizio di merito, perché io leggo un sacco di letteratura di genere, o meno, leggevo, perché in verità sono anni che leggo pochissimo, ma a suo tempo leggevo tantissima letteratura di genere, tantissima letteratura letteraria, insomma, quindi non è un giudizio di merito, di valore, ma semplicemente l'esigenza che mi abitava, cioè non volevo
non volevo scrivere il romanzo italiano degli anni 90, come quando ho iniziato a scrivere, o comunque la poesia lirica di quinta, sesta o settima generazione. Ma non perché li considerassi, come dire, svalutabili o svalutate, ma semplicemente non era lo strumento che dava risposta ai bisogni che avevo io. Quindi in questo senso si può dire che abbia fatto un'operazione in qualche modo antiletteraria. Però ecco, io davvero mi risulta difficile usare quel termine, perché poi faccio letteratura e quindi sono ampiamente letterario, cioè mi muovo utilizzando strumenti retorici, e non me ne pento in questi casi. Sul discorso del gesto politico, no, io ho sempre pensato che la letteratura, qualunque forma estetica, sia essenzialmente politica. Poi sta a chi la agisce e all'oggetto, come dire, al manufatto prodotto, che esserne coscienti o meno. Preferisco esserne cosciente, questo sicuramente. Il tipo di scrittura, di letteratura che penso, che cerco di mettere in piedi, è una letteratura che ha sempre la coscienza di essere un'operazione politica, perché è un'operazione della polis, letteralmente, cioè, vuol dire, questa operazione cerca di, cioè, agisce sulla comunità, cerca di fare in modo che la comunità si pensi in un modo piuttosto che in un altro. Quindi da questo punto di vista la dimensione politica è essenziale, ma politica, come dire, non tanto nell'operazione sul linguaggio, che in verità io non faccio un'operazione particolarmente radicale sul linguaggio, perché sono autori che fanno interventi molto più radicali sul linguaggio di quanto ne faccio io, perché io alla fine uso una prosa più o meno leggibile, forse a tratti un po', come dire, un po' barocca, però non lavoro sull'illeggibilità come operazione di, come dire, forzatura e come dire, e infrazione formale. Perché non è la mia linea di lavoro. Quindi, secondo me, la dimensione politica non è tanto quella del linguaggio, ma quanto semmai del punto di vista, che poi chiaramente è generato dal linguaggio, eccetera, però è quello che mi interessa, è il punto di vista. Però posso rispondere compiutamente. Ma penso che tu abbia risposto pienamente, sì. Però io direi, più che un'operazione antiletteraria, perché non vorrei dire antiletteraria, però è un'operazione non solo sullo sguardo, sul mondo, eccetera, eccetera, però anche, mi sembra un'operazione anche sulla letteratura stessa, all'interno della letteratura, però sì. Sulla letteratura. Allora, in quel senso, sicuramente la proposta che faccio nella sede della Repubblica delle Lettere è che forse alcune distinzioni di categoria di genere sono decisamente datate, quindi non vuol dire che le dobbiamo, come dire, abbattere, tanto, cioè, è come abbattere un albero morto a volte, insomma. Però ho l'impressione che ci capita troppo spesso di ragionare la letteratura ormai con le categorie delle editorie, quindi delle categorie merceologiche, non letterarie. Io credo che attualmente lo spazio della letteratura non sia sia un po' poco ridurlo alla poesia o alla prosa. C'è uno spazio di scrittura, questa scrittura è una, per me si produce con una prosa indifferenziata, mettiamola così, che non è riportabile alla narrativa, alla saggistica, alla prosa poetica, eccetera. E questo sì, da questo punto di vista posso dire che faccio dell'antiletteratura, però appunto con tutte le precisazioni e le sfumature di qui sopra, perché lo fai dall'interno e all'interno vuoi restare, insomma. Ma perché non credo che ci sia letteratura fuori dalla letteratura, cioè, giusto per fare, dire, cavarmela con la battuta più semplice, però se mi muovo all'interno della letteratura devo fare i conti prima con la tradizione e con le categorie che si porta dietro, poi, ripeto, senza tanti patemi e senza, come dire, troppe zavorre, perché insomma la tradizione poi è una cosa che va usata, non da qui essere usato, quindi. Ma è pienamente una letteratura generazionale? Ma boh, questa è una bella domanda, non lo so. Non lo so se la mia generazione potrebbe identificarsi. Cioè, allora, io credo che la mia generazione successive facciano un'esperienza del mondo come quella che
magari a volte riesco a generare con i miei testi, questo sicuramente. Che poi ci sia un riconoscimento, diciamo, ideologico, temo proprio di no, perché soprattutto la mia generazione è stata una generazione da un punto di vista letterario un po' di ritorno all'ordine, successiva a quella appena precedente, non è stata particolarmente radicale. E quindi non so quanto si possa, però non mi dispiacerebbe, mettiamola così. Generazionale in senso magari abbastanza largo, cioè, magari voi siete diventati dei boomer, come dicono adesso i giovani, però io lo so. Dei boomer, cioè, hanno almeno 20 anni più di me, insomma, boomer, io devo essere Generation X, cioè sono quelli, diciamo, cresciuti negli anni 80. No, sto scherzando, però io da lettrice l'ho sentito pienamente. Un romanzo generazionale, perché poi adesso si dice, no, che i quarantenni scrivono libri per quarantenni, che parlano di quarantenni, i trentenni scrivono libri per trentenni. Non lo so, perché i quarantenni che conosco non credo che leggerebbero il mio libro, poi non so i quarantenni che conosci tu. Cioè, anzi, credo che, come me, anche diversi dei miei compari d'avventura, sto pensando a tutto il gruppo di Gramma, piuttosto che, ma essenzialmente quello, insomma. E con i nostri coetanei non credo che né allora né ora riusciamo ad avere sintesi più di tanto, poi si riesce a mangiare la pizza lo stesso insieme, non è... però ecco, no, non mi, da quel punto di vista secondo me non sono tanto generazionale. Non sei generazionale? No, che credo che ma difatti banalmente ho l'impressione che certe cose che, come dire, sono state viste con sospetto da autori della mia età o precedenti, autori più giovani invece li vedono abbastanza come naturali. Per quello che dico, probabilmente l'esperienza sicuramente è quella, cioè l'esperienza del mondo riconosciuto o meno è quella. Forse è più facile riconoscerla ad autori, lettori successivi, quello sì. Cioè quel disfacimento, quel disordine. Qui ci dicono, forse ogni generazione, tra virgolette, ha un diverso ordine sentimentale, sì, del, sì, mondo. Quello penso proprio di sì. Però c'è anche una questione di età, Cioè c'è una fase della vita in cui hai un'esperienza sentimentale di un certo tipo, sia del mondo che proprio del sentimento. E un'età in cui invece hai... Lo posso dire perché ne ho visto almeno due di età, quindi adesso ho la certezza che è così. Però è vero, sì, una cosa va notata, diciamo lo scorcio, diciamo, tra anni 90 e ora, è stato uno scorcio di estrema accelerazione. Perché forse una delle fortune mie e dei miei coetanei è averla vista direttamente. Cioè io sono passato da bambino dalla televisione in bianco e nero con due canali nazionali a l'attuale diretta su Facebook attraverso un sistema di streaming. Cioè, questo è sicuramente una cosa positiva. Ed è sicuramente vero che chi ha la tua età o qualche anno di più, vivendo direttamente una realtà composta così, ha sicuramente un'idea del mondo anche radicalmente diversa da quello che poteva avere un mio coetaneo. E, però, ecco, una cosa, dato che poi a me il discorso sulle generazioni, come dire, convince sempre fino a un certo punto, perché poi ci sono dei meccanismi che ritornano anche nelle generazioni. Quello che secondo me è interessante, va notato che noi siamo ancora nell'effetto, diciamo, del cosiddetto postmoderno, dell'accelerazione del postmoderno. Anche se noi siamo in uno stadio ulteriore, oggi siamo in uno stadio ulteriore molto più franto, molto più contraddittorio e forse in un certo senso davvero successivo. Il postmoderno era sicuramente legato comunque, anche se in termini negativi, con la stagione precedente. Però noi siamo nelle conseguenze di quella vicenda, quindi viviamo tutti quel cono d'ombra, mettiamola così. Cosa che invece ci distacca sicuramente da autori che magari sono nati negli anni 50 o o primi anni 60, che sono ancora all'interno di un'altra parabola, con gli anni 80 cosiddetti, poi le periodizzazioni andrebbero
fatte da persone che le sanno fare davvero, ma non accontentiamoci di questa cosa. Dagli anni 80 in poi c'è proprio, inizia a generarsi una frattura che, volendola vedere, ha i suoi semi ancora nella controcultura degli anni 60, cioè, però diciamo lì inizia proprio a scoppiare, quindi in qualche modo, anche se banalmente tu ed io abbiamo età diverse, quindi siamo di due generazioni diverse, siamo nella stessa stagione. Infatti questo distacco generazionale in realtà dipende sempre anche dalla cultura, dai posti dove sono cresciute le singole persone. E prima mi dicevi... Sì, vabbè, l'esperienza individuale poi è quella di rimente. Però ci sono alcune costanti, veramente tu prima hai detto i 15 anni che sono in Italia. Quando io ho 15 anni, una fase del genere non aveva senso, non c'era nessuno che era da 15 anni in Italia, se non per micro percentuali di popolazione. Cioè, invece adesso è un'altra cosa, è un altro mondo. È un'altra cosa, però le migrazioni che stanno avvenendo in questo periodo fanno sì che certe generazioni si avvicinino, perché per esempio io ho un vissuto molto più simile ad un 45enne di un vissuto che può avere un 25enne, cioè un ragazzo una persona della mia età. Perché poi vengo da un paese sottosviluppato sia culturalmente che economicamente, quindi la mia infanzia è molto più simile alla tua rispetto a quella che può essere di un mio coetaneo. Vabbè, questo è vero, mi è capitato di fare discorsi del genere con persone non nate in Italia, che quindi avevano saputo avere l'Europa dell'Est, che avevano tutta una serie di riferimenti. Sì, è vero, però... Perché poi abbiamo anche tutti gli arrivi dall'Africa varia. Adesso sì, le generazioni quel punto, quello davvero si complica. A quel punto anche lo strumento della generazione davvero suona, cioè non riesce a fare presa davvero, secondo me. Perché qui no. Proprio la partita è completamente cambiata. Sì. Perché se hai in Italia o in Francia, eccetera, vabbè, in Italia è secondo me un caso abbastanza particolare, perché abbiamo un passato coloniale ignobile, ma non così importante come la Francia o la Gran Bretagna. Quindi per noi la relazione con le migrazioni è veramente una relazione straniante. Quindi è veramente cambiata la vicenda. Prima eri all'interno, cioè la tradizione dei nonni, dei padri, dei figli. Qui è quello che dico sempre a mio figlio, che chiaramente è quindi esponente di una minoranza della sua classe, cioè la minoranza degli italiani di origine italiana. Ecco, vedi. E dico, guarda che sei fortunatissimo, perché cioè, per me, cioè, quando ero bambino alla tua età, già vedere uno di un altro quartiere era un effetto, come dire, questo chi è? Cioè, tu in classe hai mezzo mondo, perché vabbè, nella scuola ci sono una trentina di etnie, nella sua classe ci sono, credo, almeno una dozzina di nazionalità diverse, cioè forse anche di più, su un gruppo di 25-26 bambini, quindi puoi immaginare... Quando avevo io 10 anni ero l'unica straniera, forse non nella scuola, però eravamo 2-3 in tutta la scuola. Sì, vabbè, certo, assolutamente. E prima mi dicevi di... tuoi collaboratori, colleghi della tua età che vedono con sospetto la tua narrativa. Qual è questo sospetto? Perché io in giro non l'ho trovato, sono curioso. No, beh, no, però cioè, sì, sospetto, scusa, a me piace dare sempre tinte romanzesche e Cooper. Non faccio caso. No, però vabbè, mi ricordo un aneddoto che racconto sempre. Mi ricordo quando avrò avuto 25 anni, cosa del genere. E scrivevo i miei primi racconti e mi ricordo che li mandavo alle riviste, ai tempi c'erano le riviste, non c'erano i siti internet. E mi ricordo ancora la risposta di questo redattore di Fernandel, se non ricordo male, non so se c'è ancora una rivista di narrativa che c'era ai tempi, a cui avevo dato dei racconti, vabbè, abbastanza discutibili chiaramente. Però mi ricordo che mi arrivava la risposta scritta, ho telefonato, ho parlato con questo qua e ho detto: ma sì, no, bei racconti, però sono scritti un po' come in un libro. E cosa che io ho pensato, vabbè, cioè, mi sembra non vedo come dovrebbe essere, però la risolvo con l'aneddoto, però per dire che riprendo anche la cosa dell'antiletterarietà di cui sopra.
quando iniziamo a scrivere c'era questa idea di una narrativa molto, come dire, che non doveva apparire come letteratura. Una pretesa che ancora adesso trovo veramente complicatissimo da capire. Però l'idea che in qualche modo tu lavorassi troppo in modo letterario, me la ricordo, cioè, quindi vai, il sospetto magari era quello che dovevo proprio fare lo scrittore, insomma, non volevo intrattenere le persone, volevo proprio fare lo scrittore. Ah, ok. Però io in realtà voglio intrattenere le persone, vai, poi l'intrattenimento uno sceglie quello che gradisce, insomma. Mi sembra che tu con questa trilogia riesca pienamente, perché c'è della narrativa, c'è dell'ironia, c'è anche del distopismo, però è un distopismo che è un'idea distopica che però è un'idea abbastanza presente, quindi non mi sembra più così distopica in realtà. Sì, vabbè, è uno degli elementi, diciamo, caratteristici del nostro periodo, è che, come dire, la letteratura rimane indietro sulle vicende reali, che si rivelano sempre peggiori di quanto uno possa pensare. È difficile mettere uno sguardo al futuro, perché il presente sì, è già abbastanza... Tra l'altro, a parte che quando ho ripreso gli alieni, ti stai riferendo agli alieni, immagino. Sì, sì. Poi io non ho pazienza di riscrivere i testi, quindi avevo fatto giusto qualche correzione. Però successivamente alla pubblicazione l'ho pensato che avrei dovuto riscrivere tutto quel testo al futuro, cioè proprio quei verbi al futuro, che sarebbe stata la cosa più corretta. Però ecco, no, in quel testo in cui buona sostanza, da quando ho 15 anni voglio scrivere un romanzo di fantascienza, finalmente l'ho fatto, l'idea era di far venire a sistema tutto l'immaginario che mi abitava, perché sarebbe stato un fortissimo lettore di fantascienza. Però non tanto per immaginare il futuro, perché non mi interessava quello, ma per appunto creare quella cosa che dicevo prima, l'idea di generare un insight dentro il lettore, che fosse per l'oggi, non tanto per immaginare come sarà il mondo, tanto il mondo sarà sempre crudeltà e distruzione, però l'idea è che come dire, in qualche modo utilizzando gli stilemi della fantascienza e anche i luoghi comuni della fantascienza, riuscisse a generare una percezione dell'oggi sia in termini di cronaca, ma anche dell'essere in vita in un dato momento, insomma. Come dicevo prima, una creazione del problema e non della narrazione della situazione. Esatto, insomma. Sì. No, vabbè, direi che l'idea che il testo è un problema a me piace. Cioè, è l'idea di testo che ho. Cioè, a me piacciono i testi, quindi il problema non è che siano belli o brutti, ma che mi facciano fare un'esperienza, quindi che mi costringano a rielaborare il mio punto di vista. Ma non in termini di contenuti, è proprio di forma. Cioè, quindi mi facciano fare un'esperienza del mondo perché me lo montano in un modo che io prima non riuscivo a immaginare o semplicemente non avevo immaginato. Sì, in qualche modo è un testo, questo testo è in qualche modo un esercizio di visione del mondo, un esercizio di proiezione del mondo, quello sì, sicuramente. Beh, è un modo di montare il mondo e come tale averne percezione ed esperienza. Sì, beh, io ho esaurito le domande, non vedo domande nuove, e ti ringrazio molto per questa chiacchierata, è stata davvero molto bella, come mi aspettavo. Avevamo pensato di fare delle scene che tu ti addormenti, perché io solo che mi sembra una cosa troppo... Cioè, mettermi a leggere il pezzo del libro mi sembra una cosa veramente... No, ma il libro si legge da soli sì. Non ad alta voce in pubblico. Esatto, adesso se qualcuno vuole che io glielo legga, mi scriva e facciamo un aperitivo telematico, glielo leggo. Beh, grazie di tutto, è stato davvero molto bello. Questo, abbiamo parlato di Low, la trilogia, edita da Tic Edizioni, non si vede però. Mitica Tic Edizioni. Mitica, grandi Tic Edizioni. Ciao Tic Edizioni. Ciao al cane, se non si offende. Che adesso dovrebbe essere in giro a fare la passeggiata, se non sbaglio, con il telefono. Lo sai, i movimenti dell'editore nessuno li conosce veramente. Il direttore è imprevedibile. Esatto. Va bene, grazie di tutto Gerardo e ciao. Grazie.
Rimosso.